Ci siamo, spero che stia andando tutto bene, aspettiamo che arrivi qualcuno, spero che inizi ad arrivare qualcuno, pian piano, adesso iniziamo. Bene, innanzitutto chiedo a tutti se mi sentite, se mi vedete bene e se ci sono problemi di qualsiasi tipo. Già la richiesta del professore, quindi adesso metto tutto. Intanto inizio a parlare in attesa che il professore si colleghi. Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Virtual Studium. Buongiorno professore, mi sente? Buon pomeriggio, la sento, sì, salve. Perfetto. Bene, io stavo iniziando a presentare, quindi si metta comodo e tra poco le darò parola. Benvenuti in questa nuova puntata di Virtual Studium. Questa, diciamo, è una delle prime, dei primi appuntamenti che si fanno qui sul profilo ufficiale dell'Università degli Studi di Siena. Precedentemente ci siamo, diciamo, abbiamo fatto delle prove, abbiamo fatto gli appuntamenti presso i profili di Usena Campus, di Ciclo Maggio e di Uredio, che sono in certo senso veri ideatori della rassegna di Usena Campus, di Virtual Studium. Usena Campus è il cuore pulsante del progetto di cittadinanza studentesca della nostra università. Ciclo Maggio è un collettivo studentesco che si occupa dell'approfondimento e della divulgazione di autori appartenenti alla contemporaneità e al Novecento, ma si occupa anche di tanto altro. Uredio invece forse non ha bisogno di presentazioni, è la radio universitaria della nostra città, da sempre in prima linea nella vita culturale senese. Ringrazio il rettore Francesco Frati, il delegato alla comunicazione del rettore Tarcisio Lancioni e Marta Moschini, che lavorano 24 ore su 24 affinché questi appuntamenti si possano, appunto, possono avere luogo in questa sede così particolare, ossia Instagram, che stiamo appunto cercando di sfruttare nella maniera migliore. Ringrazio anche tutti i ragazzi che stanno lavorando giorno e notte per fare locandine, per organizzare gli eventi e via dicendo. Io sono Jacopo, faccio parte di Ciclo Maggio e di Usena Campus e mi trovo attualmente collegato con il professor Niccolò Scaffai, che ringrazio per essere qui con noi oggi. Per chi non lo sapesse, il professor Scaffai è docente di critica letteraria e letterature comparate presso l'Università degli Studi di Siena, si occupa di poesia moderna, di letteratura del Novecento, comparatistica e teoria italiana, teoria della letteratura italiana e non solo. Tra gli argomenti delle sue ricerche o pubblicazioni recenti abbiamo appunto il commento all'opera di Montale e Sereni, la relazione tra letteratura ed ecologia, Primo Levi, e proprio su Primo Levi abbiamo avuto il piacere di ascoltare un suo intervento presso la rassegna Studium, che è un po' il padre della rassegna Virtual Studium, per così dire, mettiamola così, e è attualmente in contatto con noi di Ciclo Maggio per la rassegna su Tommaso Landolfi, che grazia divina e coronavirus permettendo, quest'anno si svolgerà ad ottobre. Però per tutto questo vi consiglio di mettere mi piace alla pagina di Ciclo Maggio, di Usena Campus e di Uredio per restare collegati su tutte le novità. Oggi, tuttavia, non parliamo né di Landolfi né di Primo Levi, parliamo di un libro in particolare. Il titolo in italiano è Spillover, l'evoluzione delle pandemie, e evito di dire il titolo in inglese perché altrimenti il CLA mi revoca la certificazione B2. L'autore è David Quammen, considerato dal New York Times come uno dei più importanti scrittori americani viventi, oltre come uno dei più importanti, più apprezzati divulgatori scientifici degli ultimi anni. È un libro molto particolare sicuramente, l'argomento è molto vicino al campo della scienza, della medicina, e a un occhio inesperto può sembrare sicuramente molto strano
che un libro di letteratura possa trattare di queste tematiche, ma come diceva Walter City, uno scrittore deve poter parlare di tutto, anzi a volte ha pure il dovere di farlo. Questo lo vediamo da libri del genere, ma penso che lei sicuramente saprà introdurre meglio questo libro, che non ha avuto ancora il piacere di leggere, e magari potremo approfondirlo insieme. Sì, la ringrazio innanzitutto per essere qui, per poter dialogare insieme, e ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno reso possibile la prosecuzione in questa forma del precedente studium, in questo virtual studium. In effetti il libro di cui parliamo questo pomeriggio è un libro che parla molto dei nostri giorni, di questi giorni di emergenza, naturalmente, perché è un libro, come lei stesso ricordava, che è dedicato per l'appunto alle cause, le diffusioni delle pandemie, ma è anche un libro, direi, che coglie in pieno quella che è la vocazione di Studium, perché tiene insieme da un lato la cultura scientifica, la trasmissione della cultura scientifica, e anche però la scrittura, e quindi, diciamo così, l'aspetto più umanistico letterario. Di cosa si tratta, e perché questo è un libro che in queste ultime settimane è tornato in auge, è tornato anche all'apice delle vendite e delle letture, insomma, presso un pubblico molto largo. È un libro, come dice il suo sottotitolo, appunto, parla di pandemie, e peraltro lei alludeva giustamente al titolo originale in inglese, anzi al sottotitolo, che vuol dire proprio questo: la prossima pandemia umana, cioè diffusa presso il mondo. Mm-hmm. E quindi è un libro che, pur essendo uscito già ormai diversi anni fa, è un libro che risale all'inizio del 2012, però già leggendolo, insomma, si ha proprio la sensazione che stia parlando dell'oggi. È un libro in qualche misura, potremmo dire, profetico, o se vogliamo restare un po' più con i piedi per terra, diciamo che ha delle forti capacità di previsione, predittive, e questo certamente lo rende affascinante, interessante, come dire, attuale, ma è anche un libro che si legge, stavo per dire, come fosse un romanzo, perché in qualche misura, non per i contenuti ma per le forme, lo è, perché è un libro in cui c'è una grande costruzione letteraria, una capacità di trasmettere i contenuti scientifici più urgenti con una forma letteraria particolarmente adatta, interessante, di cui tra poco diremo qualche cosa. In generale, quindi, è un libro che ha la capacità di spiegare ciò che la scienza ci rende conoscibile, e la capacità di spiegarlo, ma anche di raccontarlo, facendo del conoscibile anche qualcosa di immaginabile, anche qualcosa, come dire, di raccontabile attraverso la parola, attraverso le risorse della letteratura. Quali sono? Abbiamo detto che questo libro parla di pandemie, e in particolar modo parla di quelle pandemie che si sono trasmesse dagli animali agli uomini, cioè quelle che la scienza chiama zoonosi. Sono moltissime, e sono quelle, ahimè, che nella storia dell'uomo sono state le più tremende, sia quelle virali che quelle batteriche come la peste, o virali come il virus dell'HIV, come la SARS del 2003, che è parente stretta ai medi della forma di virus attuale che si è diffusa a livello se non sbaglio, proprio il termine spillover significa salto di specie. Precisamente, vuol dire proprio questo: salto di specie, passaggio, tracimazione, diciamo, dagli animali agli uomini. Ecco, e proprio questo elemento, proprio parlare di questo passaggio, dà l'occasione all'autore far intervenire nella narrazione, nel racconto, più personaggi, non solo i personaggi umani,
che intervengono come protagonisti di una storia, ma anche personaggi animali o addirittura personaggi che non sono né animali né umani, ma sono gli ambienti. È un grande racconto ecologico perché mostra come le pandemie siano la conseguenza dell'incontro di molti attori, molti attori che intervengono, che si scambiano non solo il virus, ma anche incontri, esperienze e così via. E la forma ideale per dar conto di questi incontri è per l'appunto la forma letteraria. In che cosa consiste quindi questa forma letteraria? Innanzitutto c'è un io dello scrittore che è lì partecipante, non è la voce esterna dell'autore di un saggio, ma è un io che si porta sulla scena, si porta nei luoghi, nei teatri di diffusione del virus, interviene, racconta anche di sé in qualche modo e racconta incontri con altri personaggi di cui vengono tratteggiati i caratteri. Quindi noi non leggiamo soltanto le storie di pazienti anonimi o di medici, biologi anonimi così individuati solo per il loro ruolo, ma anche per la loro specificità. Addirittura lo stesso virus può diventare un personaggio, viene personificato. All'inizio del questo libro, è interessante. Sì. Esatto, all'inizio del libro si dice che il virus SARS nel 2003 prese un volo da Hong Kong e sbarcò a Toronto. Del suo arrivo in Canada nessuno si accorse, ma nel giro di pochi giorni la sua presenza si fece sentire. Il virus come personaggio, che naturalmente è presentato in questo modo, ci fa anche sorridere, c'è anche una qualche vena di umorismo, certo umorismo tragico, fa venire in mente un po' per certi versi la scrittura di Calvino delle cosmi comiche, qui potremmo dire delle cosmi tragiche, ahimè. Però questo naturalmente, tutti questi particolari, anche questa forma in qualche misura di umorismo nella personificazione del virus, non serve all'autore, a Quammen, per divagare, né tantomeno per farci dimenticare la gravità degli eventi, ma serve per farceli assimilare, per in qualche misura metterci nei panni di, non dico nei panni del virus, ma certo nei panni di chi può viaggiare su un aereo insieme al virus, o nei panni di chi lo intercetta in vario modo. Ecco quello che dicevo prima, le risorse del letterario, della scrittura, che servono a rendere esperibile, immaginabile, ma anche proprio probabile ciò che la scienza ci spiega da par suo, ci rende, come dicevo appunto, conoscibile. Altre cose che possono andare in questa direzione, il raccontare, la capacità che ha Quammen di raccontare spazi e tempi diversi, muoversi molto rapidamente da un capitolo a un altro, dall'Australia al Canada, dall'Asia all'Europa, da un laboratorio a una fattoria, e tessere tirare come dei fili che poi finiscono per intrecciarsi nel racconto, che poi è un racconto costruito come se fosse, vorrei dire, quasi un'indagine poliziesca. Ecco, un'altra dei grandi elementi che rendono questo libro un libro non solo affascinante, ma anche molto leggibile e quindi per noi in questo momento anche molto importante, molto utile, è questa capacità di raccontare anche sfruttando meccanismi di genere, sfruttando l'intreccio finalizzato. Molto spesso Quammen ricorre proprio a una terminologia dal racconto poliziesco, seguire le piste, fare il detective, ci sono proprio questo tipo di immagini, questo tipo di lessico, alla ricerca di un colpevole, o meglio, alla ricerca, di un esecutore materiale di un delitto, che è la diffusione della pandemia. E un untore, in pratica. Diciamo così, un untore, un super untore. E chi ha visto la locandina dello studium di questo pomeriggio, del virtual studio del pomeriggio, ha notato anche che non è proprio identica a tutte le altre,
ma in alto a destra c'è un elemento diverso, eh? C'è un piccolo pipistrello, non so chi sia stato l'autore della nostra carta, Maria Laura Baldino, che ringraziamo per il lavoro che fa ogni giorno. La ringraziamo, anche io la ringrazio particolarmente anche per l'arguzia grafica, perché effettivamente l'esecutore materiale è il pipistrello, varie specie di pipistrelli che si scopre, insomma, in questa indagine sono gli organismi veicolo del virus. Ma dicevo prima, esecutori materiali, non in realtà veri autori del delitto, perché il delitto è ecologico, per l'appunto, come ci racconta. Ecco, proprio in merito a questo volevo sapere da lei, dato che in questo periodo sicuramente, anzi negli ultimi anni, il romanzo sta subendo un po' diverse influenze per via anche del cambiamento degli interessi tra, diciamo, nella società. Che tipo di rapporto c'è, magari partendo proprio da questo stesso romanzo, negli ultimi anni tra letteratura ed ecologia? Sì, è un rapporto che si fa sempre più intenso a vari livelli. Naturalmente il primo livello è quello tematico. Molta letteratura sia, diciamo, non fiction, come il romanzo, come il libro, insomma, di cui parliamo questo pomeriggio, sia proprio letteratura invece fiction, fittiva, romanzesca nel senso pieno del termine, parlano, hanno come scenari, come temi generali, eventi ecologici. Può essere il cambiamento climatico, appunto anche questo osservato nelle sue conseguenze più realistiche e concrete, oppure anche può essere interpretato nella sua versione più apocalittica, che tende verso il fantascientifico, diciamo, anche se ahimè non è più solo fantascienza. Oppure c'è un grande interesse nei confronti della natura ora rappresentata ancora in chiave idillica, ora invece nei suoi aspetti di degrado e di minaccia subita dall'azione umana. Quindi certamente il livello tematico, ma forse non è il solo e non è magari neanche il più interessante. Quello che è più ancora interessante è che la letteratura e l'ecologia dialogano soprattutto in questi ultimi anni, anche a livello di strutture. Anche a livello di struttura, di costruzione del testo, come Spillover ci mostra in maniera esemplare. Che cosa intendo dire? Intendo dire che non è soltanto la letteratura che prende dall'ecologia come scienza della materia tematica, ma è anche la narrazione ecologica, anche proprio la scienza ecologica che riprende, no? Alcune modalità letterarie per veicolare significati, per far capire meglio delle situazioni. Prima accennavo all'intreccio, intreccio, sì. Diversi scenari, diversi luoghi e diverse azioni che finiscono per coincidere in una trama che è finalmente poi unitaria. Ecco, questa è una tecnica letteraria che si torna particolarmente utile per far capire cosa? Per far capire che l'ecologia, le conseguenze, insomma, dei fattori ecologici che intervengono sull'ambiente non sono mai lineari, cioè non c'è mai soltanto una singola causa che provoca un determinato e singolo effetto, ma è un legame, un gomitolo di concause, uso un'espressione di uno scrittore famoso come era Gadda, un gomitolo di concause che intervengono a determinare il cambiamento climatico, intervengono a causare le urgenze ecologiche. Anche per questo si parla dell'ecologia, anzi dei suoi ambiti di interesse, le crisi ecologiche, come di iperoggetti. Questa è una definizione che è stata data da un filosofo contemporaneo che si chiama Timothy Morton, che definisce il cambiamento climatico come un iperoggetto,
Quindi non un oggetto che sta in un singolo luogo, che noi possiamo vedere, abbracciare per intero qui e ora, ma è il risultato di fattori che provengono, che sono stratificati nel tempo e che provengono da effetti diversi in spazi diversi. Proprio questa grande complessità, può essere certamente studiata dagli scienziati, ma come fare per farcela comprendere? Come fare per farcela capire fino in fondo, sentire fino in fondo, per farci accorgere davvero di ciò che in teoria sappiamo? Usiamo la letteratura, usiamo il racconto. Ecco, questo è il grande nesso che oggi letteratura ed ecologia trovano, il piano sul quale collaborano, e credo anche che possa essere una risorsa importante non solo per gli scienziati ma anche per gli scrittori. È una bellissima risposta che in un certo senso si ricollega anche con una delle domande che più abbiamo fatto qui a Virtual Studium agli altri professori del campo umanistico, mettiamola così, soprattutto la professoressa Tonelli e il professor Lago Marsini. Cioè abbiamo chiesto quale fosse secondo loro il valore, il senso della letteratura in generale. E quindi a questo punto potremmo dire in un certo senso che è questo proprio quello che lei ha detto, il senso odierno, il significato più puro della letteratura? Credo di sì, cioè potremmo dire che è una forma di... Mi si è un po' bloccato il video, non so voi, datemi... Non sento più il professor Scaffai. Io la sento bene. Mi sente? Sì, la sento un po' a tratti, allora. Però come abbiamo detto spesso qui, il bello della diretta. Il bello della diretta, non so, può darsi che ci sia qualche problema di connessione. Io la sento e la vedo bene. Lei adesso mi... come va? Io la sento bene, la vedo un po' male, però adesso chiedo agli altri, mi dicono che la vedono bloccato, magari dato che i commenti sono in differita. Già Marta ci dice che si vede e si sente. Colgo, vabbè, questa piccola parentesi per dire che ho commesso un errore imperdonabile, mi dicono così dalla regia, perché la locandina è stata fatta anche da Fabiana Di Mattia e ovviamente dobbiamo ringraziare anche lei. Ringraziamo. Mi dicono, vedo che hanno... ci sentono tranquillamente, quindi può continuare. Riprendiamo, sì. Stavo dicendo appunto, la letteratura è una forma di conoscenza, cioè, non è solo una sovrastruttura, per così dire, è una forma di conoscenza, cioè una conoscenza, e la offerta è una forma... Ok, io... Le chiedo scusa, professore, mi si è bloccato di nuovo. Non so. Ok. Adesso non lo so, vedo. Chiedo di nuovo l'aiuto del pubblico. Si sentite bene? Metto il prof Scaffai, va a scatti e si blocca. Non lo so, professore. Lei è collegato. Vogliamo provare a rifare la chiamata, magari proviamo a vedere se funziona meglio. Ditemi voi. Io adesso la sento bene, cioè per me i problemi sono minimi. Sono minimi. Chiedo al pubblico, non lo so. Però non so, ovviamente se non la sente il pubblico è un po' difficoltoso. Chiedo l'aiuto del pubblico, lo invoco. Ok, mi chiede Marta di riprovare a rifare la chiamata. Quindi non lo so, io però al momento la vedo. Ok, facciamo che... Proviamo. Io adesso la vedo già molto meglio comunque. Ditemi, io non so, perché io vedo e sento bene, quindi non mi rendo conto. Ecco. Okay, no.
Mi danno dei feedback positivi adesso? Sì. Riproviamo, Riproviamo. sperando che questa volta vada bene. Ce la facciamo. Sì, stavo dicendo appunto, la letteratura è una forma di conoscenza, cioè una forma di percezione, di entrata in contatto con la realtà, certamente non nello stesso modo in cui lo fanno le scienze. E quindi ogni qualvolta la letteratura può trovare il modo per mantenere questa sua virtù conoscitiva, ecco che, a mio modo di vedere, fa meglio il suo mestiere. Quindi, piuttosto che adagiarsi sulla così, sterile ripetizione di scenari, come dire, che non hanno più un potenziale di scoperta conoscitiva, può essere utile anche ibridarsi con le scienze, magari per ritrovare un effetto, una forza per la comprensione del reale o anche per l'immaginazione degli scenari che, come abbiamo visto, da fantastici o distopici, quali potevano apparirci anche solo fino a pochi mesi fa, diventano, ahimè, la nostra quotidianità. Ecco, la letteratura può avere anche la funzione, in qualche misura, di prepararci a ciò che fino a poco tempo fa ritenevamo soltanto immaginario e che invece può rientrare nell'orizzonte di esperienza quanto la vita quotidiana normalmente rappresentata dal romanzo. Ecco. Questa penso sia una delle funzioni che la letteratura può esercitare. Non amo parlare di missione, però certo di funzione direi di sì. Sì, penso sia, questo è un argomento molto interessante in un certo senso. Io intanto ricordo ai nostri spettatori che è possibile fare domande, se volete rivolgere una domanda al professor Scaffai siete liberissimi di farlo. E niente, le faccio una domanda un po' provocatoria, quindi stando a quello che dice, se 8 anni fa, quando è uscito Spillover, tutti l'avessimo letto, saremmo riusciti a evitare l'epidemia coronavirus? Ma forse a evitarla no, soprattutto avrebbero dovuto leggerla magari chi aveva la responsabilità e la possibilità di allestire prima dei dispositivi, diciamo, di sicurezza, a cominciare dalla limitazione, se non proprio dalla proibizione di questi famosi mercati che nel sud della Cina portano a contatto con gli esseri umani, specie selvatiche. Vendute scenario che descrive il libro di Quammen ed è a quanto pare per l'appunto così la nascita l'origine del primo contagio anche in questo senso. Quindi è un libro che avrebbe dovuto essere letto, è stato anche molto letto, certo, ma forse anche avrebbe dovuto essere preso in considerazione in maniera un po' più realistica. Ecco, i libri anche i libri che hanno una forma così letteraria, come dicevo, possono trasmettere conoscenza e possono farci prendere coscienza, se li leggiamo davvero, di qualcosa che ci riguarda, che ci riguarda molto, molto da vicino. Ecco. I libri rivelano. Il libro di Spillover comincia. Prima ancora che il racconto inizi, comincia con una epigrafe tratta dall'Apocalisse. Penso che questa epigrafe non ci voglia dire che stiamo andando incontro a un'Apocalisse che ci annienterà tutti nel giro di qualche tempo, almeno lo spero, insomma. Però ci può forse far capire che l'Apocalisse è una rivelazione, no? L'etimologia della parola è proprio questa. Una rivelazione, una scoperta. E in fondo l'ecologia si basa sul principio della rivelazione e della scoperta. Scoperta di cosa? Non di grandi verità trascendentali, ma anche scoperta molto semplicemente o molto concretamente della compresenza e delle interrelazioni che legano gli esseri umani all'ambiente, alle altre specie, animali o vegetali. Quindi un racconto
apocalittico oggi non deve essere soltanto un racconto che si compiace in qualche modo del grande eterno tema archetipico della fine del mondo, ma che interpreta l'Apocalisse anche come capacità di rivelare davvero il mondo che ci circonda nelle sue componenti ecologiche, per cui appunto attraverso anche un libro con una letterario come quello di Quammen, il grande fondamentale valore dell'ecologia ne risulta esaltato. Perché siamo in presenza di pandemie, prima quella che ha fatto molte meno vittime, ma diciamo strutturalmente analoga del 2003 e quella di oggi? Perché? Perché l'invasione di ecosistemi porta a contatti tra specie che normalmente senza l'intervento dell'uomo non ci sarebbero state, non con questa velocità e non con questa diffusione. Benissimo. Un utente ci chiede, vabbè, innanzitutto ci chiedono, professore, quale parte di Spillover dovremmo leggere oggi? E poi ci chiedono anche, la trattazione letteraria di argomenti come pandemie può avere intenzioni politiche di parte e non? E ci sono casi del genere? Se ci sono casi del genere, quali sono gli strumenti adottati? Allora, sì, dunque, per quanto riguarda la prima domanda, dunque, è un libro che ha una costruzione fondamentalmente modulare, cioè tratta di varie epidemie dell'AIDS, di Ebola, di SARS, forse visto che ci troviamo ahimè afflitti da una forma di SARS, di SARS-2, per l'appunto proprio questi capitoli dedicati a questo tipo di pandemia, in cui sembra di leggere il racconto di quello che sta accadendo oggi. Siamo in un mercato cinese, qualcuno compra e poi manipola, insomma, poi mangia animali contagiati e da lì appunto la SARS prende l'aereo, come abbiamo letto. Per quanto riguarda l'altra questione, cioè la trattazione letteraria di argomenti come pandemie può avere intenzioni politiche di parte e no. Come dire, allora, sì e no. No, perché è una lunga storia, quella del racconto, se non della pandemia, che è un termine diciamo più recente, è una lunga storia quella del racconto delle pestilenze. Ecco. Anche credo che in questo ciclo di Virtual Studio ne abbiate parlato a lungo, comunque in varie occasioni, Tucidide, Boccaccio, Defo, Manzoni, in altro modo anche il famoso racconto di Edgar Allan Poe, e forse, non so se ne avete parlato, ma uno dei più interessanti, anche più per certi versi più vicini a una vera pandemia come la intendiamo in senso moderno, i libri di Jack London, La peste scarlatta, che ha avuto anche molta poi fortuna, e uno straordinario racconto di Jack London che io ho scoperto solo poco tempo fa. È stato tradotto in italiano in un libro che si chiama I diari dell'Apocalisse, un racconto che si chiama L'invasione senza pari, in cui c'è per l'appunto una diffusione di un'epidemia che viene però stavolta, come dire, diretta intenzionalmente dall'Occidente contro la Cina, e stiamo parlando di un racconto dell'inizio del Novecento. E poi da lì si ridiffonde, quindi è come dire, un autore da questo punto di vista molto interessante, ma l'ho citato appunto per dire che il racconto della pandemia o della pestilenza è un grande universale tematico. Parlarne oggi direi che più delle volte insomma può essere polarizzato in due sensi. C'è un racconto che ha come obiettivo principale un meccanismo di stupore o un meccanismo di spavento, quindi in qualche modo può essere utilizzato per fini ideologici o può risentire di un contenuto ideologico, se vogliamo anche catastrofista antiprogressivo.
Ma invece se il racconto della pandemia è alla base anche una analisi, una consapevolezza, più che analisi, cioè consapevolezza di dinamiche ecologiche, allora può avere, può semmai, se ha senso fare questa distinzione, forse un po' novecentesca, però diciamo può avere una, anche un orientamento piuttosto progressivo. Penso al libro di Cuomo, penso nell'ambito della narrativa anche italiana di questi anni a un libro come Qualcosa là fuori di uno scrittore e traduttore che si chiama Bruno Arpaia, è un racconto è una climate fiction, come si dice, un racconto che parte da dati molto reali, molto concreti e attuali per immaginare una crisi climatica in cui sono i popoli europei che devono migrare e cercare, come dire, speranza e salvezza altrove. E in questo caso è evidente che c'è un rovesciamento di quello che avviene nell'attualità contemporanea. C'è un punto di vista, come dire, straniante, un guardare dagli occhi dell'altro, mettersi nelle condizioni dell'altro, che è un grande meccanismo del racconto ecologico, no? Far parlare o far vedere dalla prospettiva. Cioè, questa l'abbiamo recuperata. Sì? È stato un momento in cui non l'abbiamo vista. Ah, d'accordo. Vedo che c'è un'altra domanda. Sì. C'è un'altra domanda pure? Un altro testo che sembra raccontare e descrivere ciò che stiamo vivendo potrebbe essere La Pubella Grée di Calvino. È sì, d'accordo? È d'accordo. Domanda molto interessante e opportuna. Due parole, insomma, La Pubella Grée è un saggio di Calvino, diciamo un saggio racconto di Calvino degli anni 70 che Calvino scrive quando è a Parigi, quindi questa Pubella Grée, appunto l'espressione francese, vuol dire letteralmente la spazzatura gradita, cioè la spazzatura ufficiale, quella approvata dai servizi comunali. Ed è un racconto in cui Calvino appunto parla del, insomma, non solo del suo rapporto con la spazzatura, che è peraltro tema anche delle città invisibili, ma parla anche del legame, no, tra attività umane, società, smaltimento in una grande città contemporanea. Quindi è un racconto sull'ambiente in qualche modo, no? Sull'ambiente naturale, nella sua bellezza, ma sull'ambiente urbano in cui ogni individuo entra in relazione con l'altro attraverso il trattamento della spazzatura, il rito, la ritualità della spazzatura, cioè quindi una componente che va anche al di là del contenuto ecologico. Però c'è un racconto molto interessante di cui è opportuno parlare in una riflessione su letteratura ed ecologia nel Novecento, che è un tema che interessa molto Calvino da vari punti di vista. Ecco, già dagli anni 50 ci sono, come sappiamo, racconti come La nuvola di smog o La speculazione edilizia o La formica argentina, che sono racconti ecologici, ecco, talvolta con delle trasposizioni allegoriche, ma sono racconti ecologici. Ecco. Va benissimo, io vedo che siamo arrivati per orario alla nostra chiusura. Io ci tengo a ringraziarla, starei tanto altro tempo a parlare, però voglio ricordare ai nostri spettatori che alle 6 ci sarà una diretta, diciamo, stiamo facendo anche noi di Virtual Studium una prova particolare, ossia stiamo facendo un Virtual Studium in inglese, un International Virtual Studium, diretto ai professori, sia agli studenti Erasmus che si trovano qui in Italia o che ci seguono comunque dall'estero, comunque di chiunque voglia partecipare, quindi vi consiglio di restare collegati. Io continuo a ringraziarla e a ringraziare tutti i ragazzi che stanno lavorando a Virtual Studium e vi consiglio di mettere mi piace
alle pagine di Ciclomaggio, Siena Campus e Uredio per restare collegati con tutte le novità che stiamo, su cui stiamo lavorando in questi giorni. Penso che la diretta si possa concludere qui. La ringrazio un'ulteriore volta e niente, Grazie. speriamo di rivederla presto. Senz'altro, grazie a lei e grazie a tutti i contatti presenti. Buon pomeriggio e buona La prosecuzione. ringrazio. Arrivederci. Buon pomeriggio.